Cannalonga, provincia di Salerno, mi trovo presso la sala socioculturale in occasione del musical portato in scena dal gruppo teatro dell'Oratorio di Santo Libio dal titolo La speranza vincerà. Gigia ha qualche bella idea per questa giornata. Buongiorno. Quando si chiude, vi annuncio il suo arrivo. Ma che cos'è questa mattina? Tutto questo voce agitato. Buongiorno, signor Rudolf. Buongiorno, segretario. Rudolf, mi conosce. Un minuto, abbia pazienza. Sono Cecco, un suo ex operaio. Good morning to everyone! Canta sola sola e non vuole andare a scuola. Ma sono stati bravissimi gli attori, la regia, anche Don Luigi che ci ha accolti, ci ha sostenuto. Devo dire che è un messaggio attuale, quello della speranza vincerà. C'è bisogno di speranza, diciamo, via mare e via terra, perché come abbiamo detto oggi esistono gli sprofondati via mare e anche gli sprofondati via terra, come Cecco, i disoccupati, coloro che cercano una famiglia stabile, la salute da curare. E dunque quale messaggio? Cannalonga ha risposto bene, probabilmente ci proporremo di andare anche a Vallo, al teatro a Vallo. E quale risposta abbiamo avuto? La gente comprende che c'è qualcuno, siamo in un cammino verso la Pasqua, che è venuto per tutti, non per qualcuno, non per molti, ma Cristo ha dato la vita per tutti. Posso dire che è stata un'esperienza molto bella, diciamo difficile, ma nemmeno tanto, nel senso che è difficile nel senso che siamo stati un cast di 13 persone, possiamo dire, bene, tutti con personalità diverse, tutti quanti ci conosciamo, però tutti con personalità diverse, quindi forti, personalità forti, per cui molto spesso abbiamo dovuto confrontarci, a volte anche in maniera forte.